Allora ragazzi, sono tornati sul canale Orsemus e ci stanno massacrando, portando giù brutalmente giù. Se avete visto l'ultima puntata abbiamo terminato così. E ragazzi, siamo con Inside sul canale di Lord Shemus. Siamo con il nostro grande amico Inside. Vi presentiamo Tomato, che è appena morto. Tanto qua ragazzi non si vede un cazzo, insomma. Ah beh, ecco. Porca puttana, quanto ci mette a morire? Cioè potevano dargli... ciao Macchia! È tornato Macchia, ragazzi. Prima di Natale forse inizieremo la nuova scena. Sono 40 minuti che ancora non siamo arrivati. Guarda! Meo! Una sporcacciona da pizzicato? Ah, basta. Da pizzicato? Adesso? No. Perché altrimenti c'avevo un rimedio per... Ragazzi, è finita la i pesci che ci mangiano. No, secondo me ci stanno facendo. I pesci che ci mangiano. Oh, guardate lì ragazzi, come ma sono dei piranha. Sono dei piranha, ragazzi, che non capisce. No, non sembra ci stiamo guardando. Cos'è qua a fare? 47 anni dopo. E Gyarados! Chissà se sembra... Sembra Sidra, come si chiamava? Sidra. O Kindra. Ui! Siamo è tornati. Vivo? No, è impossibile. No, uccidetelo. Non dico io vivo. Ma dovrei andare così la storia. Ma io no, ma che sfiga. E ora ragazzi, siamo in sì, qua... Cioè, prima muore a momenti che non ha fiato. Adesso sta 40 anni sott'acqua e riesce a sopravvivere. Ma che cazzo! Ma è tutto sott'acqua. Guarda lì ragazzi. Ora prenderò una steel chair. Che sarebbe? Una sedia di ferro. Una ciarla. Ah, pensavo fosse una parola. Che avevi coniato su nome. Guarda, dei feti. Dei peti. Dei peti. Ma guarda. Cos'è un Andromeda? No, sembra un bebè. Meglio un androide. Autosponsora una marca un sottomarino, quello che aveva lasciato incustodito. Non ci sono i cani marini qua però. Ci sono i piragna marini. Ci sono i pesci che ci seguono, non capisco. Si vede che facciamo una bussa che a loro piace. Ah, Siamo all'Hangar 3. Andare adesso giù, andiamo giù, mi spiro giù. Cioè adesso sta in acqua 3 anni adesso. Cioè anche a testa in giù. Merda, cosa ci hanno messo le branchie al posto dei polli palmoni? No. Si sta per chiudere il coso. Lo so. Ma io voglio finirci dentro. Prosperi. Apriti. Sesamo. Nuota. Nuota. Guarda. Nuota e nuota. Zitto e nuota. Nuota e nuota, zitto e nuota. Vedi, basta. Mi tengo. Allora, non è un punto di sincronizzazione. No. Abbiamo la mente un po' confusa. Sì, ragazzi, ci viene spesso da confondere i gameplay. Porca puttana! Tutta acqua qui. Sì, ma il bambino gli hanno gli hanno messo le branchie. Ora infatti muore quando è fuori dall'acqua. Quando è fuori dall'acqua muore. Sì. Adesso come si fa? Desincronizza. Beh ragazzi, diciamo che la parte più brutta l'abbiamo superata, va. Forse. Tanto lì piovono cadaveri. Questo gatto è meraviglioso. Forse è stato in acqua fino adesso. Attento! Ma dov'è? Oh! Ma dov'è?
detto che l'altro è un... Oh ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Andiamo in giù. Adesso ci mettiamo qua, adesso la luce è qui in mezzo. Merda, ci sei arrivato vicino. Bene, ora schizziamo su. Perfetto! Scappiamo via. Perfetto ragazzi, perfetto. Mo adesso. Jump. Una pesca uccisa. Se mancavi il buco. Lì erano grasse risate. Lì erano grasse risate. Anche grosse, oltre grasse. Erano risate ciccione. Big shit. Io sono entrato qua perché? Bella domanda! Fammi uscire, va. Perché ti dovevi buttare dentro, dopo sei rimasto dentro, ma non sapevi che dovevi uscire. Ogni giorno... Beh, c'è qualcosa che non va. Sì. Perché c'è l'acqua su. Vacca. Siamo abituati con Cassandra. Ecco, e morì. E fu così che decedi. C'è un tasto. Ah, beh. Ma comoda che si è. Allora. Perché lo riblocchi? Boh. Proprio alla brutta boia. Alla brutta boia. No, beh, no. Sì, ah, sì. La brutta boia, ma potevi dirmelo prima che volevi fare alla brutta boia. Vediamo se riesci ad arrivare su. Bravissimo. Mamma mia, ragazzi. Uno non riesce a salire. Esatto, ti immagini. Che figata! Ah, niente, devo scendere altrimenti non c'è nulla, mi sa. Poi devo chiudere qui. Facciamo tutto il tragitto. Ora sei inculato. Che fatica, noi dobbiamo fare tutto a piedi. E ora ragazzi torniamo in su. E cioè, guarda che non è nuota, sembra un cane. E poi torniamo in giù e poi torniamo di nuovo in su. Dai, corri. Cioè, insomma, alla fine l'avevo chiuso all'inizio per l'anima del cazzo. Sì, esatto. Che niente. Esatto. Oh, eccolo qua. Ora ce lo portiamo dietro. Però adesso qua come devo fare? Mi sa che devi andare dall'altra parte. Ah, interessante il giochetto, però non so. Devi no, arrivare fino alla fine. No, secondo me no. No, 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 no! Ah, ecco. No! Sì! Ah, sono dei vermi, guarda. Sono dei cadaveri. Sì, sembra di sì. Chissà se ci sarà anche il nostro tra poco. Probabilmente sì. Boom. Ma vai a capire l'utilità. Boom. Ok. Ragazzi, siamo entrati in un sottomarino gigante. Ok, qua possiamo uscire. Siamo nella base segreta di Kozak. Di Zoviracker, no vabbè. Di chi? Di Magna, cacco. Ora
ovviamente sempre dalla parte sbagliata. Eh sì, anche a voi lo mette inquietudine sto gioco. Rimette. Sì, forse questo può servire, vediamo. Sì, può prenderlo bene. Ma che cazzo? Aiuto! Aspetta, ma se mi becca un sguinzaglio contro il bambino... È arrivato Jonathan col muletto. E come gli corre dietro al Putin merda? Dai Putino merda! Dacci da sgaggiarti! Ovviamente. Ah, siamo sotto qua? Sì. Ah, quindi hai proprio le branchie? No, però stiamo camminando. Infatti. Così alzi l'acqua, così la abbassi. No, si chiude la porta però. C'è un sensore che ti fa chiudere la porta. E vola via qualcosa. Devo trovare un modo, bello. Adesso siamo sommersi. Sì, ma voglio capire... Devo capire come cazzo si può fare qui. Quello lo piazzi di sopra? Proviamo, aspetta. Forse mi è venuta un'idea, vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Potrebbe essere una cagata. Sì. Allora, adesso tiriamo su tutto qui. Perché l'acqua va in su più che altro? Non lo so, è un po' strana sta cosa. Sembra tipo come nel film del GGG che c'era l'acqua frizzante che era... Che frizzava all'ingiù. Aspetta, forse abbassiamo... Si ferma di abbassare, ok. Allora porti a metà e sei a posto. No, è che non si deve abbassare quella. Però devo riuscire... Ho capito, aspetta, vediamo. Sì, così vedi nuoti e riesci a passare dall'altra parte. Ah, è geniale. Sì. Ecco, vedi qua scendi. Ragazzi, si scompare sul volume nel frattempo. No, no, c'è, però c'è una cosa devi... molto inquietante. Perché? Ci sono sempre litri e litri d'acqua. Altrimenti non saremmo in una fognatura. Vabbè, è vero che posso stare in acqua quanto voglio adesso. Eh beh, siamo diventati dei super... Dei super Saiyan. Mi sa che devo andare giù. Ah, vabbè, da dove eravamo venuti? E allora perché siamo tornati qui? Intanto il mio sforzo va a cagare, ragazzi. No, dai. Insomma ragazzi, adesso dobbiamo trovare un modo... Ah, cos'è questa schifezza qui? Trovo un modo! Oh, se alzi l'acqua sale. Ah, però cado di cadaveri! Che spero si alzino e vengano ad aiutarmi. Allora ragazzi, fatemi guardare un po' cosa bisogna fare. Lì c'è il tasto, immagino che sia da premere, quindi devo andare proprio qua sopra. Ok, sì, perfetto. Cosa è successo però? Ah, di qua, bene. Cos'è quella roba dietro che... Boh, sono degli ammassi in fondo, degli ammassi di merda sembrano. Bene, andiamo avanti. Allora, qua ragazzi ci abbiamo fatto, qua sembra un ospedale. Allora proviamo così.
perfetto. Voi buttatevi giù, bravissimi. Così si fa. Adesso arrivo. Perfetto. Loro mi prendono. Adesso però dobbiamo salire, ragazzi. Dobbiamo salire bene. Qua sembra andare tutto bene per ora. Adesso vediamo un po'. Bello, adesso. Ah beh, aspetta, forse. Dobbiamo farli scendere da lassù, mi sa, perché si muovono ancora. Ok, perfetto. Andiamo. Bene, bene. Allora, ragazzi, adesso probabilmente dovrò farli salire con l'ascensore. No. Fammi scendere. Fammi scendere poi con l'ascensore. Bene. Siamo... Sono tornato! Bene, ragazzi. Abbiamo allora... trovato degli zombie nel frattempo. E guarda, sembrano boh. Delle capre. Sono dei manichini. Tanto sti qua mi seguono. Guarda, che cazzo sono? Sono dei manichini. Tu qua c'ha la testa tipo al posto del braccio. Ma io mi chiedo come fanno ad essere ancora vivi e se anche loro hanno le granfie. Le granfie. Ma qua niente, ragazzi. Le granfie. La fa salire no perché scemo. Bene, abbiamo vinto, ragazzi. Dei televisori del... sembra la sala giochi. Guarda, ci mettete un telefono, non so, il 1300, ma devo dire sempre tutto io. Ragazzi, qua saliamo perché è giusto così, anche perché non c'è un altro po'. Che cosa cazzo è? Un negozio di vestiti? Ma no, bello, sembra che facciano un palcoscenico. Mi sembra, ragazzi, che qua facciano degli esperimenti, sì, un po' strani. Attento, qua si è imbalzato nelle sedie. Sta tentando di prenderti. No, non ti ho manco visto. No, sono in ritardo. Ma guarda dov'è. Non c'è di bello da guardare qua, fammi vedere, va. Andiamo a vedere. Ragazzi, ma stanno facendo esperimenti su stream. Ma c'è di bello da guardare, c'è un cazzo di bello da guardare. Allora che cazzo guardate? Ragazzi, spendiamo qualche porta così attiriamo un po' l'attenzione. Ma non così in là. Gino, dai. Si chiama Tomas. Ah, scusa. Del Tomas. Ah, ragazzi, fammi andare. No. Cos'è, una cassa? Aspetta. Sì, però salta un po'. Chissà dove andiamo, ragazzi, adesso. Ok, vabbè. La spinta proprio. Pazzesca. Andiamo di qua, ragazzi, vediamo. C'è intanto una garata. Oh yeah. Wow. Farsi vedere a chi. E adesso. Sì! Esatto. Sono girati però. Non gli frega molto. Sto guardando dentro quella vasca, non c'è interessante in quella vasca. Magari dei pesci, cos'è l'acquario di Cattolica? O di Genoa. Di Genoa. Di Genoa. Gli ho cavato la vita. Il Genoa. Squadra di calcio si chiama Genoa. No, devo andare là. Il Genoa. Bene, ragazzi. Stiamo tentando di capire che esperimenti fanno gli Usari umani. È strano però come
sicuro. Dice che devo già montare Arstor. Veina. Una navicella spaziale. Non proprio bello. Sì, va, Gino, buttati giù. Se non so. Fai quel cazzo che vuoi. Se lo penso di gamma. Boom. Shakalaka. Ora mi dice che devo andare giù. Viviremo nella zona sperimentale. Sembra un laboratorio. Alcatraz.